Duca, finalmente la chiesa di Santa Chiara si fregia di un busto importantissimo, ma anche emotivamente. Quanto ha colpito lei nello spirito questo svelamento del busto? L'ho vista particolarmente commossa. Sì, mi sono molto commosso, anche per una ragione. Io sono il vicepresidente della Real Deputazione di San Gennaro e Re Francesco II è stato l'ultimo presidente monarca della deputazione e noi lo ricordiamo anche per il suo contributo che ha dato alla deputazione. E poi devo dire che veramente è la figura di un re così dignitoso, così santo, un re padre di tutti i napoletani, che purtroppo non da tutti è stato poi ricordato come meritava. Grazie. Siamo all'interno del chiostro della straordinaria Basilica di Santa Chiara, dove questa mattina è stato depositato, anzi svelato, il busto di Francesco II di Borbone. Una mancanza, un vuoto che è stato finalmente riempito grazie al Real Circolo di Borbone e soprattutto grazie all'Ordine Costantiniano. Seguite il servizio. Lei ha detto delle parole molto toccanti, molto importanti, Francesco, e si avvicina probabilmente alla beatificazione. Quanto bisogno ci sarebbe oggi in questa fase molto turbata della storia del mondo, dell'Europa e molto in modo particolare di un sovrano del genere? Allora, è molto bello, insomma, questa figura, questo esempio, ma questo dovrebbe essere da esempio per tutti di come siamo chiamati a testimoniare l'impegno per il popolo, il servizio per il popolo. Allora tutti sovrani di un tempo, ma insomma anche amministratori di oggi, sono chiamati davvero a prendersi, insomma, a cuore l'impegno, la responsabilità per il benessere, la cura, possiamo dire, della casa comune, di tutti, che non è soltanto il creato, ma pensare a tutto quello che il genere umano, insomma, continuamente ha bisogno di incontrarsi, di vivere, insomma, di godere, insomma, della bellezza di quello che ci ha fatto Dio attraverso, insomma, la creazione, e perciò anche il genere umano, con tutte le differenze che ci sono, perché i popoli sono tanti e che vanno, insomma, sempre accolti e rispettati. Sì, è un'opera veramente meravigliosa. Fammelo dire, gli manca la parola.
E avendo avuto la possibilità di dire qualcosa a Francesco, cosa gli avresti detto? Ma io avrei detto: Sua Maestà, il suo regno durerà per sempre nei nostri cuori. Duca, finalmente la Chiesa di Santa Chiara si fregia di un busto importantissimo, ma anche emotivamente. Quanto ha colpito lei nello spirito questo svelamento del busto? L'ho vista particolarmente commossa. Sì, mi sono molto commosso, anche per una ragione. Io sono il vicepresidente della Real Deputazione di San Gennaro e Re Francesco II è stato l'ultimo presidente monarca della deputazione e noi lo ricordiamo anche per il suo contributo che ha dato alla deputazione. E poi devo dire che veramente è la figura di un re così dignitoso, così santo, un re padre di tutti i napoletani, che purtroppo non da tutti è stato poi ricordato come meritava.